Le 13.33, questa è Katy Perry, siamo in diretta sul 104 in FM a Roma, sul 98 e 100 a Latina, ma anche sul 115 del digitale terrestre. Sono le 13.34, questa è Roma di giorno, io sono Marco Napoleoni, siamo in collegamento con Laura Di Mascolo del collettivo Donne Incuranti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora parliamo di questi presidi che si stanno svolgendo in realtà in tutta Italia, stamattina ce n'era uno a Roma. Che riguardano una tematica molto importante che è quella dei prelevamenti forzati di minori. Sì, esatto. Esatto. Abbiamo già in passato organizzato davanti ai tribunali, questa volta abbiamo scelto le prefetture indirizzandoci direttamente al governo per segnalare questa situazione che ormai va avanti da anni, che abbiamo analizzato, studiato, insomma, sulla quale abbiamo riflettuto a lungo, che riguarda appunto questi prelevamenti o coatti di bambini, ovviamente nelle situazioni di separazione, di bambini che però appunto stanno, diciamo, vivono con tranquillamente, il più delle volte, nella stragrande maggioranza dei casi, presso le loro madri, ma bene, trattati bene, nel senso fanno una vita tranquilla. Con delle madri assolutamente adeguate e che però appunto per il principio di bigenitorialità che è stato introdotto dalla legge 54 del 2006 si ritrovano poi ad essere allontanati con le forze dell'ordine, quindi in maniera anche molto violenta, dalla loro vita di sempre e tranquilla, ripeto, per essere poi o collocati in strutture come case famiglia e comunità o presso il padre. E purtroppo è un sistema, noi inizialmente avevamo pensato che fossero solo casi isolati, mentre poi abbiamo scoperto che appunto questo principio, che diciamo all'inizio un po' tutti avevano, chi non era d'accordo, chi non è d'accordo sul fatto che il bambino, no, debba avere comunque accesso ai propri genitori, eccetera, però questo poi si è tramutato nel corso del tempo praticamente nella patria potestà, cioè nel diritto potestativo sui bambini, quindi i bambini che pure esprimono quando vengono ascoltati dagli operatori sociali o presso i tribunali, e dove esprimono, no, la volontà di stare con le proprie madri, delle volte voglio dire vogliono anche frequentare i padri, non è che li rifiutano, ma non ne viene rispettata la volontà rispetto a come dire quella rispetto alla frequenza, no? Sì, però io tutto... una cosa non ho capito in realtà, cioè la soluzione, sì, della casa famiglia è un conto, la soluzione, diciamo, legata all'affidare il bambino al padre, cioè è tutta un'altra storia, nel senso che comunque sono due situazioni diverse. Un conto è togliere un bambino alla famiglia per mandarlo, insomma, in istituti, un conto è diciamo così affidarlo all'altro genitore. Beh, oddio, insomma, allora diciamo che io ho parlato, diciamo, in linea generale del difetto di quella legge, no? Che infatti nel nostro comunicato e documento chiediamo appunto la modifica di un comma di quella legge che proprio restituisce al bambino una centralità, cioè che i bisogni dei bambini sono centrali e non i diritti di proprietà su di essi, no? Cioè questa, diciamo, è l'idea generale che vale per tutti. Dopodiché ci sono problemi, soprattutto ovviamente nelle situazioni in cui ci sono state denunce per maltrattamenti familiari o abusi su questi bambini. Abbiamo padri che sono stati condannati anche, diciamo, proprio al terzo grado, ma appunto non credo che li daranno a quelli, però in quel caso sì, invece sì. Come sì? Invece sì, perché a quel punto comunque a prescindere essendo stata stabilito come maggiore interesse per il minore l'accesso a entrambi i genitori, in realtà questo succede, e succede con complicati passaggi soprattutto nei tribunali civili, con il ricorso, ma anche in quelli per i minori, con il ricorso che ormai è diventato quasi sistematico alle consulenze tecniche d'ufficio, che in genere sono fatte da psicologi o neuropsichiatri infantili o psichiatri, insomma,
ed è quasi sistematico, a quel punto una madre che diciamo è adeguatissima, nel senso potrei essere io adesso, voglio mediamente adeguata, non perfetta, una mamma qualunque, certo, si ritrova incriminata perché rifiutando il bambino di frequentare il padre, delle volte anche solo di vederlo perché la situazione è veramente molto grave, la mamma viene accusata di essere alienante, cioè di manipolare il bambino contro il padre, cosa che peraltro, io sono una psicoterapeuta, è assolutamente, a parte che non è come dire dimostrabile, no? E qui parliamo sempre di un contesto, certo, un contesto molto delicato dove le prove però sono comunque importanti. Se ci sono delle prove a carico del del genitore, insomma, io non credo che poi possano essere affidati a... invece è così, è guardi così. La cosa più complicata per noi in tutti questi anni all'inizio è stato proprio, cioè abbiamo fatto fatica noi a credere che potessero succedere di queste cose nel nostro paese, invece è così, la realtà è questa, e il nostro obiettivo, il primo obiettivo, quello più duro, è proprio come dire far capire alle persone quello che succede, ed è così, è la realtà, lo so, è incredibile, cioè io stessa ho avuto difficoltà, sono andata a verificare di persona, ho seguito delle situazioni, cioè io non sono la persona così che parla per sentito dire, ecco, sono andata a verificare di persona, qui parliamo di anni di osservazione, di analisi eccetera, e purtroppo è così. Cioè, va bene, succede, no, ma fate bene questo. Anche a denunciare questi casi. Alcuni bambini casini, vengono certo. Sì, no, dico, fate bene anche a denunciare, a mettere un faro su questi casi limite. È anche vero, però, che non sono casi limite, magari fossero casi limite. Non penso che tutti i genitori e i padri debbano o vogliano maltrattare o fare cose. Quindi, no, io sto parlando. Poi, allora. Parliamo, i dati Istat dicono che il 75% delle separazioni sono consensuali, una parte di queste, del 75% in realtà sono delle finte consensuali, nel senso che le donne nel corso del tempo hanno capito che se denunciano si ficcano in un sacco di pasticci, insomma, per capirci. Sì, però se sulla carta sono consenzienti, quindi bisogna anche tutelare i diritti dei padri, insomma, quindi se il 75% è consenziente. Ma non è un diritto, i padri che sono padri ovviamente sono la maggior parte, no, che voglio dire, si comportano da padri ovviamente, riescono a svolgere il loro ruolo e capiscono che come dire, è la relazione con i figli quella che conta, no? Cioè, esatto, quella che veramente è importante, ovviamente là non ci sono problemi, non è questo il punto, no? Stiamo parlando di anche di, come dire, ci sono, diciamo, associazioni che sostengono e che purtroppo anche alimentano per certi aspetti il ricorso al richiedere questa allocazione come un diritto, cioè un bambino di 3 anni, 5 anni, 7 anni, no? Non è che non, diciamo, in una situazione non connotata da maltrattamento e violenza, ci va anche volentieri dal padre, no? Certo. Ma il collocamento, che prima, ovviamente, prima di questa legge veniva data di default alla madre, era una cosa, ma non è che veniva dato di default alla madre, non è necessariamente giusto che venga dato di default alla madre, le madri erano più brave, più buone, ma semplicemente perché dal punto di vista del bambino veniva garantita la continuità, quindi sì, era ma la causa, era no? Una legge che era comunque sbagliata, perché non si può dare per default più diritti a un genitore rispetto a un altro. Io sto parlando di questo, io sto parlando di come, quindi, però poi è stata interpretata quella successiva, tant'è vero, ripeto, l'ho detto all'inizio, no? La legge 54, che l'hanno votata tutti, no? Cioè è stata una legge molto, esatto, sostenuta da tutti quanti, proprio perché andava nella direzione, no? Però c'è una differenza, cioè un padre e una madre non sono la stessa cosa, hanno funzioni completamente diverse. Ma questo e lo dice lei, dal però, punto di cioè, vista non di è un necessariamente bambino, così, ma dove sta scritta questa cosa? Non ho capito dove è che sta scritto che il padre e la madre hanno ruoli diversi. Questa è una cosa che fa parte di un mondo passato e che è bene che sia stata eliminata. È bene che il padre e la madre abbiano gli stessi diritti e anche le stesse tempistiche. Mi piacerebbe essere d'accordo con lei. Purtroppo
quello che vediamo nel concreto, e io parlo più per i bambini che altro perché diciamo la guerra tra i sessi mi interessa poco, ma visto dal punto dei bambini questo è diventato un massacro in realtà, sì. Ed è questo quello, diciamo, il dato che secondo me dovremmo prendere in considerazione, perché questo è un dato di fatto, cioè bambini che vengono, c'era stato un prelievo a Pisa. Sì, ma non è che perché c'è un caso limite o c'è una persona, un padre che si comporta male, non dobbiamo prendere esempio. O se ce ne sono 10 o se ce ne sono 20. Cioè, potrebbe succedere anche nei confronti delle madri. Ci sono stati maltrattamenti, omicidi fatti da madri e non li prendiamo in considerazione, non li facciamo entrare nelle statistiche. Allora, ma sono molto residuali rispetto ai dati. Ma non sono residuali, rispetto a che sono residuali? Non sono residuali. Scusi, lei mi sta facendo un'intervista o stiamo dibattendo? Ma no, ma io dico quello che penso, non è che sia un'intervista. Lo so, anni di analisi. E io le parlo di anni di cronaca. Anni di cronaca che vedono sia i genitori. Di cronaca io non lo so. Io analizzo io dati e vado a vedere da vicino e parlo con le persone. Insomma, sto parlando di qualcosa che controfirmerei, insomma, voglio dire. Ma io infatti non sto dicendo che in quel caso è giustissimo ore che venga di registrazioni, in ogni caso è giusto che venga indicato il genitore, eccetera, più adatto a tenere il bambino, ma non è che va in base al sesso, cioè c'hanno gli stessi diritti. No, non è una questione di essere più adatto, è una questione di legame naturale. Va bene, io penso che non ci troveremo mai su questo punto. Io però per motivi di palinsesto devo andare in pubblicità. Comunque la ringrazio per essere stata qui ospite. Grazie. E penso che insomma, al di là delle posizioni diverse, il dibattito faccia sempre bene anche a come dire, a porre l'attenzione su un tema che è veramente importante e anche ci fa accalorare a volte. Però soprattutto è anche, per i bambini, guardi, giusto, certo, per il resto. No, ma infatti insomma, la cosa fondamentale è veramente poco che vengano sempre tutelati i bambini, esatto, che in questo caso già hanno abbastanza traumi. Grazie mille a Laura Di Mascolo del collettivo Donne Incuranti. Grazie a voi. Grazie, buona giornata, salve. Promotion.